Riassumendo, sostituendo l'IGBT, ora la lavatrice gira, cioè il motore gira. Io ho provato a scollegarlo e farlo girare a vuoto per vedere che non fosse un problema di sforzo, ma il cestello gira libero. Quindi adesso dovrei andare a verificare qualche altra cosa. Dunque, su alcune indicazioni che ho trovato su altri modelli c'è scritto di verificare questo connettore qua, però per un problema che non si riaccendeva dallo standby, quindi diverso dal mio. Io ho visto che qui però è un po' rialzato, provo magari a schiacciarlo un po'. Dunque il programma di scarico lo completa e adesso ho notato che praticamente i due cavetti che ho invertito sono il display e questa, quindi non dovrei aver danneggiato niente. Adesso ho spruzzato un po' di lucida contatti sui connettori del motore. C'è scritto che qualche contatto potrebbe dare un problema, sembrano belli. Perché lui fa tutti i giri di centrifuga, tranne l'ultimo. Cioè sembra quasi un problema sullo scarico più che sul motore della lavatrice. Diciamo che il rumore del motore non è proprio perfetto, ma i cuscinetti sembrano buoni. Sgancia, adesso è capace di andare. Altro tentativo di lavaggio, sintetici a 40 gradi, dura circa un'ora e mezza, mancano gli ultimi 9 minuti. Sta scaricando. Qua la centrifuga sembra andare anche bene, magari erano i connettori proprio. Adesso faccio un'ipotesi, magari da vuota non legge bene il peso o qualcosa, blocca. Sta rallentando. È andata su di 2 minuti, forse perché sta scaricando l'acqua, ancora acqua. Sì, perché poi se non si conosce bene il funzionamento di certi apparecchi, finché non impari a capire come lavora. And aperto la porta. Calzini, magliette. Boh, sembra a posto, però mi voglio fare qualche altro lavaggio prima di cantare vittoria. Tanto vado a stendere. Ok, il primo giro è andato bene, adesso faccio un lavaggio un po' più lungo, proviamo cotone, 60 gradi, 1200 giri, 3 ore di lavaggio, sempre extra risciacquo, via. Torniamo tra 3 orette a vedere se stringendo e pulendo i connettori si è risolto il problema. Caricato, partita. Aggiornamento, siamo circa a metà lavaggio, sta procedendo bene, sono fiducioso. Allora, ho cantato vittoria troppo presto, ma come fa una lavatrice così a non avere l'antiallagamento? Vabbè, quindi adesso cerchiamo di capire anche dove perde. Ah no, errata corrige, siccome avevo appoggiato il tubo di scarico così, ho scaricato, quindi tutto normale. Faccio ripartire, magari blocco il tubo con qualcosa. Ok, ho messo una fascetta sul tubo di carico così non dovrebbe saltare più fuori. Piccolo incidente di percorso, ma sta procedendo. Qua adesso scarica giusto. La centrifuga sembra andare bene.
manca un'ora, 9 minuti alla fine, tanto il pavimento si è quasi asciugato. Ciclo cotone completato, benissimo. Ok, altro test, scarpe, rapido, via. Perfetto, anche il lavaggio delle scarpe l'ho concluso, non ho fatto tempo a filmare la fine, si è andata in stand by. E adesso provo a fare una centrifuga con le scarpe dentro, 1200. Adesso, a differenza della centrifuga a vuoto, sta girando da più tempo invece che fermarsi e ripartire. Ecco qua, quindi finora nessun problema di lavaggio. Provo a fare ancora una centrifuga e basta, metto dentro solo quello. E poi provo a fare una centrifuga senza niente per vedere se dà l'errore F1 o se effettivamente erano connettori. Adesso la centrifuga è più corretta. Centrifuga completata perfettamente, posso affermare che il problema è dato dai connettori. Cosa ho fatto? Dopo aver sostituito il Triac, la lavatrice dava ancora errore F01 nonostante il cestello girasse. Ho scollegato questo connettore qua, pulito con lucida contatti sia il connettore che dalla parte del motore. Stessa cosa sul lato scheda, quello del connettore del motore. Ho stretto questi due qua, però questi dubito che siano, perché il rosso è il display e il blu è il presostato, quindi secondo me sono quei due del motore. Se avete l'errore F1 però il motore gira, andate a verificare questi due connettori. Se invece il motore non gira, andate a verificare la scheda e eventualmente a sostituire gli GBT. Adesso vado a chiudermi il coperchio, spero il video vi sia piaciuto e soprattutto tramite questo video siate riusciti a salvare la vostra lavatrice. Se vi è piaciuto, avete domande, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e ciao al prossimo video. Vi lascio in descrizione quello che sono riuscito a trovare su internet riguardo a questo errore, così avete tutto dettagliato, e anche il link per la prima parte del video.